Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Se amate i lustrini, le paillette, la brillantezza e la luminosità, oggi parleremo di un filato che fa il vostro caso. Stiamo parlando del Grace. Andiamolo a vedere insieme. Eccolo qui il nostro Grace. Un gomitolo composto al 52% da nylon, al 48% da fibra metallica, per il peso di 25 grammi e la lunghezza di 180 metri. Per questo filato sono consigliati ferri dal 3 al 4 e l'uncinetto dal 2 al 3. Per quanto riguarda invece le istruzioni per il lavaggio, è consigliato di non superare una temperatura di 40 gradi, di utilizzare solventi neutri e delicati, eccezione fatta per il tetracloretilene, non candeggiare e non utilizzare l'asciugatrice, ma è possibile stirarlo ad una temperatura che non superi 150 gradi. Se invece viene utilizzato insieme ad un altro filato, sarà sufficiente seguire le indicazioni sulla fascetta del filato a cui è abbinato. Partiamo con le colorazioni dell'argento, oro e nero. Sicuramente queste saranno le colorazioni predilette per la realizzazione di decorazioni. Poi passiamo al grigio, il rame e il bronzo. Passiamo al blu, carta da zucchero e bluette. E per concludere il glicine, il rosso e il verde. Come abbiamo visto, un filato davvero luminoso. Come ci insegnano le passerelle delle ultime sfilate, la luminosità, la brillantezza sono davvero all'ultima moda. In particolare inserti realizzati con questo filato, in particolare questa catenella creata con un filo metallico, daranno quel tocco di personalità, un dettaglio davvero unico che non lasceranno passare inosservati i vostri capi e in questo caso i vostri capi handmade. Non è impossibile da lavorare da solo il Grace, ma consigliamo di utilizzarlo insieme ad un altro filato. Questo per evitare che, trattandosi di una catenella con fibra metallica, possa creare dei fastidi a contatto diretto con la pelle. È infatti l'ideale per creare degli inserti o delle scritte, ad esempio, sui maglioncini, ma anche degli inserti su degli accessori, come ad esempio sulle borse. Grazie alla sua caratteristica luminosità, il Grace sarà indicato particolarmente anche per la realizzazione di decorazioni che potranno essere destinate alle varie festività annuali, ma perché no anche alla decorazione di ad esempio bomboniere o articoli da regalo. Quindi non vi rimane davvero che scoprire tutte le caratteristiche di questo filato e attendiamo le vostre creazioni. A questo punto non mi rimane che salutarvi, ricordarvi di attivare la campanella, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social. La pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e il nostro blog. Al prossimo Tessila News!